Nulla, non c'era nulla. Nulla. Questa era tutta macerie. Eravamo qui con mio marito e i miei figli, ci siamo salvati. La mia generazione, diciamo, la generazione 60 è scomparsa, proprio scomparsa completamente. Mi trovo a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. In queste zone ci fu il terremoto dell'Irpinia nel 1980 e questo paese fu uno dei più colpiti. È stata costruita completamente perché era tutta rasa sole. Gli edifici non c'era uno, addirittura anche le case di campagna, pure quelle distrutte completamente. Un disastro. Sant'Angelo eravamo un grande paese, Stavamo, diciamo che questa piazza era piena. La mia generazione, io sono del 60, penso che alle scuole medie eravamo 5 prime medie. Di 30-35 alunni, ne siamo restati una decina, diciamo la generazione 60 è scomparsa, proprio scomparsa completamente. E me ricordo tutto perché quando è tremato era brutto, qua ci stavano tutti i morti, tutte le cose, l'ospedale crollava, tutto. Questa parte qua pure crollata, morire parecchia gente. Dopo 36 anni Sant'Angelo dei Lombardi com'è? È finito, non è più come prima, c'era gente, cosa, pure dopo il terremoto non c'era gente, adesso non c'è nessuno, poca gente. Buona cosa, un disastro, eccomi. Da Sant'Angelo dei Lombardi sono partiti per andare ad aiutare i comuni di Accumuli e Amatrice? Sì, da Sant'Angelo, da Avellino, dai paesi qua limitrofi, perché noi quando ci fu il terremoto qui queste zone furono molto aiutate da quelle zone, dall'Abruzzo, dal centro Italia, dal nord Italia. Quindi era giusto ricambiare il favore.